Ciao Maliculo, ciao! Contenta? Non ti frega niente, lei beve. Ciao! Sì, siamo appena tornati dall'Eurospin, siamo andati a fare la spesa. Pupi, allontanati! Pupi, no! E lì c'è un cuore, qui ci sono i miei piedi e adesso vi faccio vedere come ci sono andata oggi a fare la spesa in maniera molto chic. Praticamente, aspettate, accendo la luce, non si vede una mazza. Eccomi! Sono andata così, aspettate che sposto un pochino lo specchio, così almeno non troppo a letto. Sono andata con questo vestito che ho preso da Shein, che è un verde molto scuro e con questa cinta qui in vita perché mi sta un pochino lento, quindi per non farlo, diciamo, rimanere troppo largo in vita ho messo questa cintina e siccome non è eccessivamente lungo ho messo il sandalo così tipo alla schiava, nero. Bassino e niente, sono andata così. Questi sono i miei capelli un po' scioccati, magari così mi vedete meglio. E nulla, questo è stato il mio look di oggi. In realtà siamo andati a pranzo fuori con i miei nonni e adesso siamo rientrati, cioè ci siamo fermati poi a fare la spesa dopo che siamo usciti dal ristorante e siamo tornati a casa. Fa caldissimo, quello è il ventilatore. Ciao ventilatore. E nulla, aperta questa parentesi, vado a farvi il video spesa, ci vediamo tra pochissimo. Eccoci nella mia bellissima postazione. Ah, mi sono dimenticata di far vedere gli accessori. Allora, qui al polso ho il mio bel Casio, così oro con il quadrante nero, e qui al collo ho una delle collanine che ho comprato in saldo da H&M. E casomai vi rimando al video qui nella ID. Del pallino ovviamente della I, dove ho fatto vedere appunto gli acquisti dei saldi con un video try on haul, quindi vi metto qui il pallino. Bene, chiusa questa parentesi, iniziamo subito, sempre con la parte frigo, barra, freezer, refrigeratore, eccetera, eccetera. Ho voluto provare una cosa mai presa all'Eurospin e praticamente è la zuppa pronta di pesce e frutti di mare. Praticamente questo qua è un mix di pesce, c'è scritto frutti di mare 58%, totano gigante, filetto di merluzzo, cozze atlantiche, cozze cilene, vongole, mazzancolle, insomma un pochino di pesce. E per quanto riguarda invece ciò che sono oli, c'è olio extravergine di oliva, olio di girasole, aglio, vino bianco, sale, peperoncino, estratto di lievito, quindi come ingredienti diciamo non è malvagio. E nulla, sono 500 grammi, come sempre troverete i prezzi nelle vicinanze dei prodotti. E nulla, proviamo e vediamo com'è. Ah, poi volevo prendere assolutamente il tonno in busta perché in uno degli ultimi video, svuota la spesa Eurospin, una di voi praticamente, che adesso non ricordo il nome, chiedo scusa. Scusa, però ti giuro, ho seguito il tuo consiglio del tonno in busta, l'ho provato, mi è piaciuto tantissimo. Cioè, proprio penso che non riuscirò più a fare a meno di quel tonno lì, la scoperta proprio della vita per quanto riguarda il tonno. L'unica cosa è che oggi sono andata per riprenderlo e non c'era. Mi si è spezzato il cuore. Altra cosa che ho voluto provare, che non avevo mai preso all'Eurospin, sono i nuggets di soia, ricetta vegetariana, fior di natura. Questi sono 200 grammi e all'interno ce ne sono 2, 4, 6, 8 mi sembra. Sapete, non saprei contarli adesso così. Ho preso delle pesche noci, ne ho prese una, due, tre, quattro, cinque pesche noci che mi piacciono tantissimo, ci faccio colazione, le metto anche nei frullati, perché adesso ho preso l'abitudine, la mattina mi faccio un frullato con latte di cocco, pesca, lime, zenzero, insomma faccio questi miscugli che mi piacciono troppo e soprattutto mi sfamano. Poi banane.
come possono mancare, ne avrò prese penso una ventina o una quindicina, evviva evviva. E Emiliano si è avventurato e ha comprato lui il suo primo ananas, l'ha scelto lui, quindi se lo provo prima di pubblicare il video vi lascerò qui sotto e vi dirò com'è andata la sua prima esperienza ananas. Ecco qui il pezzettino di zenzero fresco, perché l'avevo terminato e me lo sono ricomprato. Sempre Emiliano si è ricomprato le gallette di riso al cioccolato fondente, ormai questo nel nostro frigo è un must, cioè c'è sempre per le colazioni, per quella voglia di dolce dopo pranzo o dopo cena, per gli spuntini. Le mettiamo in frigo, si mantengono bene, ne abbiamo prese 3, ogni confezione all'interno ne ha 6. Quindi per noi sono 100 grammi in totale, per noi vanno più che bene, fior di natura, e 100 grammi, quindi tutto il pacchetto, comunque contengono 478 kcal, quindi diciamo che io un pacchetto sano in un giorno non me lo mangio mai è successo, però c'hanno belle kcal, non sono poche. Ho ripreso dopo tantissimo tempo le melanzane grigliate, perché sì, perché devo farle, devo portarle anche al lavoro, perché c'è una mia collega che si è innamorata, cioè lei non mangia melanzane, però ha assaggiato come faccio io queste qui con il pomodoretto, il pan grattato al forno con un po' di aglio e peperoncino. E come le faccio io, dice, non le fa nessuno, quindi le preparerò, le porterò anche in ufficio. E queste sono da 450 grammi delle delizie del sole coltivate in Italia. Sono tornati anche loro dopo un bel po' di spesa che non li prendevo, i 4 hamburger del braciere, 400 grammi di hamburger e 93% di carne all'interno, molto molto buoni e solo da allevamenti italiani. Emiliano poi ha voluto prendere il petto di pollo, questo qui è confezione famiglia, eccolo qua, sono 4,91 euro e sono praticamente diciamo mezzo chilo di carne di petto di pollo. E io questi qui, il petto di pollo, di solito lo taglio a fettine oppure a cubetti, lo passo nella farina magari integrale o farina di ceci, insomma in alcuni tipi di farina, quelli che più preferite, poi metto un filo d'olio in padella, faccio riscaldare proprio per permettere all'olio di spargersi su tutta la padella e poi ci aggiungo questi pezzettini, condisco con il curry o con la curcuma, con l'origano, con quello che più vi va, vi piace, e li mangio insieme a un'insalata, sono leggeri e ottimi, provateli. Poi ho voluto prendere, sempre per quanto riguarda la carne, queste fettine per farle alla pizzaiola e sono anche queste mezzo chilo di prodotto, 4,18 euro. Ho preso poi un pacco di rucola, foglia verde, le tenere praticamente, e a me la rucola, già l'ho detto precedentemente, mi piace da morire, la metto dappertutto, nelle piadine, nelle insalate, nei minestroni, nelle verdure, mi piace. E 150 grammi, molto molto buona. Volevo prendere anche le carote, ma c'erano soltanto le confezioni, quelli maxi di 8800 carote, ma non le ho prese perché non se mangiamo tutte quelle carote poi vanno a male e è un peccato. Cosa che non ho mai preso all'Eurospin sono queste macedonie di verdure cotti a vapore delle delizie del sole, quindi praticamente sono uguali alle scatolette al mais che io compro, però all'interno c'è un mix, sembra, di fagiolini, piselli, mais, carote. Vorrei leggervi gli ingredienti ma non capisco dove sono all'interno qui, quindi non riesco a leggerli. Ah, eccole qua, verdure, quindi carote, mais, sì, fagioli, piselli, fagiolini nani, acqua, sale e basta, ci piace. Poi dal salutare, dal vapore, dalla parte dietetica della spesa a Aleschi Fetze, ben due.
perché le abbiamo terminate le nostre patatine nei nostri momenti cinema. E questa qui, vedete, sono le Mambo Kicks classiche croccanti al rosmarino. Queste anche le ha volute prendere Emiliano, senza glutine e con sale iodato. Considerate che 100 grammi di queste hanno le stesse chilocalorie delle gallette di riso, quindi non so qual è peggio, sta cosa non mi distabilizza. E un pacco sano sono 130 grammi, quindi sono tentata. Me finisco queste, un pacco sano, o me finisco queste? Poi le altre mie patatine preferite al mondo sono queste qua, che non sarebbero altre che il dupe delle Virtual della San Carlo, adesso non ricordo quale marca, ma queste sono eccezionali, a me piacciono troppo 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 troppo. Sono 100 grammi e queste però sono 511 kcal. Ma vabbè, mo non so perché mi è presa la fissa di leggere le calorie, ma poco mi frega, io me le mangio lo stesso. Yeah. È rimasta isolata dalla parte frigo, non me n'era accorta, la mia mozzarellina meno 50% di grassi light dei pascoli italiani, 100% latte italiano, e è 125 grammi di prodotto sgocciolato. È ottima, ottima, consigliata anche questa, provatela. C'è Emiliano chiuso in bagno, si sta vedendo dei video. Adesso ha stoppato, forse mi sente, no, adesso ha ripreso, non lo so, dei video di sparatorie, e se sta a gasà sopra alla tazza, sì, vai, bah, cose da maschi, non le capirò mai. Chiuso e aperta parentesi. Poi abbiamo preso le mandorle sgusciate, ma queste con la pellicina ancora, perché secondo me sono molto molto più buone così che quelle senza pellicina. Secondo me così sanno proprio di mandorle, senza pellicina non sanno niente. E eccole qui, un altro pacchetto, sono 100 grammi del Mr. Sibamba. Yeah. E bamba, e mi piacciono tantissimo, dicevo, le metto anche nelle insalate, salate al gogo, pure prima insalata, insalata, pure questa, entra in insalata e ci metto tutto. Se ci capiti pure te, pure a te ci metto, questa è bene, una tagliata, un filo d'olio, sei una favola. Vabbè, così come spuntino, come aperitivo, come mi sto a morire di fame, fatemi mangiare qualcosa, magna delle mandorle. C'entra niente, una farina zero di grano tenero, la preferisco alla doppio zero perché è meno lavorata, meno trattata, eccetera. Volevo prendere quella integrale, ma non l'ho trovata, allorché mi è venuto il dubbio, ma l'Eurospin c'era quella integrale? Non lo so. Quindi ho preso la zero. I plum cake, i miei amatissimi plum cake della Dolciando, 10 plum cake, sono molto molto buoni, non sono il massimo ovviamente per la dieta, però per le mie emergenze mi piacciono, sono 350 grammi, buoni buoni buoni, nulla a che invidiare con quelli di marca, anzi meglio. E adesso vediamo al tonno che vi dicevo prima, e questo qui ho ripreso quello in vetro dell'Ondina, e non mi andava di prendere quello in latta, diciamo che quello in latta mi ha convinto ma soltanto al 60%, quindi c'è ancora quel 40% che lotta e che dice no, non comprarlo. Poi ecco, ripeto, avevo trovato quello in busta, per me la rivoluzione, perché economico, buonissimo, e invece non c'era, quindi ho ripreso questo in vetro. Ho comprato poi le olive nere, quelle denocciolate, sono buonissime, sono 150 grammi di prodotto sgocciolato, ovviamente parlo a prodotto sgocciolato, in salamoia ne ho presi due barattoli, 1 e 2, e sono della varia gusto, non saprei, sono molto buone, comunque provatele anche queste. Emiliano si è preso il suo succo di frutta 100%, oggi ha preso ananas, di solito prende il tropicale, a me non piace, non mi piace.
Poi si è comprato la lacca tenuta forte della NIAR, York Look, non l'abbiamo mai provata, quindi non so com'è, ma è una lacca, quindi per me una lacca vale l'altra. Ah, Molly culetto profumato puzzolente. Abbiamo comprato due, soltanto due scatolette di carne. Poi qui c'è proprio il disegno del bassotto taglia S premium, qui c'è scritto manzo e verdure e qui pollo e tacchino. Ne abbiamo prese soltanto due perché noi le compriamo sempre altri tipi di prodotto per quanto riguarda l'alimentazione, però servivano insomma per le emergenze e le abbiamo presi. Mi sono presa sempre la polpa di frutta, questa è mela e banana, ne ho presa soltanto una perché ce ne ho qualcun'altra ancora in frigo. E questa qui scade il 12 luglio del 2019 della Puerto Sol, quindi molto molto buone, hanno una scadenza diciamo lunga, sì diciamo lunga, e sono ottime. Sempre della varia gusto abbiamo preso i capperi in aceto di vino e li volevo aggiungere questa volta alle melanzane. Quando faccio le melanzane al forno ci volevo mettere anche sopra qualche capperino per dare un gusto diverso alle melanzane, e anche qui si parla di 120 grammi di prodotto sgocciolato. Non li ho mai presi, ma andranno bene sicuramente. Ci siamo ricomprate poi i fusilli, che è praticamente la mia pasta preferita al mondo, e trafilati al bronzo della Tremolini. Devo dire che questa marca qui, questa tipologia diciamo della Tremolini di pasta, è veramente valida, è buona. Sono ricomprata della Fior di Magnolia 25 salviette struccanti per pelle sensibili. Queste le avevo già prese in un altro video, mi sembra nell'ultimo video dell'Eurospin. Vi metterò poi sempre qui il pallino per riportarvi a quel video. E praticamente è quello con olio di mandorle dolci, aloe vera e bisabololo, che poi ho scoperto proprio in quel video, mi sono andata a fare una ricerca e ho scritto sotto che cos'è il bisabololo, quali sono le sue proprietà, e vi dico che sul bisabololo mi si è aperto un mondo. Passiamo alle ultime quattro cosette dell'Eurospin, e è l'immancabile cola zero della Blues per Emiliano da litro e mezzo, e poi tre birre della Best Brau Premium da mezzo litro. Stavolta Emiliano le ha volute provare in lattina, ma devo dirvi che questa marca qui di birra è veramente ottima, veramente. Ok, e ne abbiamo prese tre, una, due e tre. Senti, fammi provare un po' salacca qua. Bene ragazzi e ragazze, queste erano le ultime cose che ho preso appunto dall'Eurospin. Io come sempre vi invito a iscrivervi se non siete iscritti, vi invito a lasciare dei like se il video vi è piaciuto, se ne volete altri scrivetemi sotto nei commenti, seguitemi su Instagram, vi lascio qui il mio nome e appunto come mi potete trovare su Instagram. Perché lì magari sono leggermente più attiva rispetto che su YouTube, perché pubblico una volta a settimana. E nulla, io ringrazio i nuovi iscritti perché stiamo aumentando, siamo arrivati quasi a 300 iscritti e non me lo sarei proprio aspettato. Ringrazio gli iscritti di sempre, io spero di farvi compagnia, di farvi un pochino appunto di simpatia con questi video per sdrammatizzare un po' la giornata, spezzare la routine. Ci vediamo al prossimo video, un bacione gigante, ciao ciao!